Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione settimanale che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli su Teleliguria Sud. Oggi parliamo ancora un po' di sanità. Avete visto, l'avete letto questa mattina sui giornali, la Regione ha approvato il piano sociosanitario. Purtroppo in questo piano sociosanitario è cancellato, è definitivamente tramontata l'idea, il progetto di realizzare il DEA di secondo livello nel nuovo ospedale del Felettino qui alla Spezia, e quindi ovviamente ora l'unico augurio è che almeno l'ospedale vada avanti e venga costruito nei tempi più brevi possibile, anche se già si annunciano piccoli ritardi. A parlare un po' di sanità, ma anche di altri problemi che affliggono la nostra provincia, abbiamo invitato oggi il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, Raffaella Paita, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Allora, Raffaella, ieri vi siete battuti ancora una volta in regione per questo DEA di secondo livello. Secondo la giunta regionale non c'era niente da fare perché la legge nazionale non prevede un DEA di secondo livello in una provincia che ha meno di 600.000 abitanti. Voi invece avevate, come giunta precedente di centrosinistra, previsto un progetto con il DEA di secondo livello. Come mai questo cambiamento ed è proprio, non è più possibile realizzare, chiedere almeno una deroga al governo, visto le difficoltà geografiche che rappresentano la nostra provincia? Beh, innanzitutto partiamo da questa affermazione che effettivamente loro utilizzano molto, cioè il fatto che il DEA di secondo livello non si possa realizzare perché il Balduzzi non lo consente. È vero che il Balduzzi pone dei limiti in termini, diciamo, di numero di abitanti e anche, diciamo, di specialità, però una prima domanda va subito fatta: perché a Pietraligure esiste il DEA di secondo livello? Pietraligure non è nemmeno una cittadina, diciamo, grande come Spezia, è una città molto più piccola di Spezia. Lì c'è il DEA di secondo livello. E perché i consiglieri regionali della provincia di Savona hanno salvaguardato quel DEA di secondo livello anche nella battaglia di ieri nel consiglio regionale? Perché sono consiglieri regionali che hanno un peso specifico importante in quella maggioranza di centrodestra, mentre quelli liguri, no, quelli, diciamo, spezzini, non contano sostanzialmente niente. E a fronte, diciamo, di una volontà esplicita della Lega Nord e di Toti di cancellare la previsione di DEA di secondo livello nel nostro territorio, se ne sono stati, hanno addirittura votato contro il nostro emendamento, insomma, che ci vuole un bel coraggio votare contro la propria città, e quindi hanno eliminato questa possibilità. Io lo dico, diciamo, perché nei prossimi giorni vi faccio, diciamo, un annuncio, renderò pubblico l'intervento di Vacarezza, che è il capogruppo di Forza Italia, diciamo, della lista Toti in consiglio regionale, e Vacarezza giustifica il fatto, diciamo, di avere votato compattamente come centrodestra contro il DEA di secondo livello della Spezia, perché questo, diciamo, salvaguarderebbe altri territori e le istanze di altri territori. Quindi, come dire, e ripeto, non c'è stato un intervento anche solo correttivo a dire: ma che cosa stai dicendo, noi siamo lì per rappresentare la Spezia. Sì. Semplicemente se ne sono stati e hanno deciso questa cosa. Ora, al di là della polemica politica, è veramente un peccato che si sia scelto di non fare il DEA di secondo livello. Oggi ho letto un fondo di Raffaelli, diciamo, che nel, come dire, interloquire anche con la dottoressa Piscopo, dice: ci vuole un giusto mezzo, diciamo, sintetizzo, non per fare l'esegesi del pensiero di Raffaelli, ma perché condividevo, ci vuole il giusto mezzo tra una sanità generalista, diciamo, efficiente, e anche la capacità di avere delle specializzazioni forti. Io la penso esattamente come Raffaelli, perché credo, diciamo, che in un territorio come il nostro la sanità pubblica debba essere preservata, ma al tempo stesso noi dobbiamo anche essere capaci di invertire il trend su il più grande dei nostri mali, che si chiamano fughe dei nostri pazienti verso altri territori. E noi alla Spezia abbiamo fughe enormi nel settore della cardiochirurgia e nel settore della neurochirurgia.
Quindi sono esattamente le due specializzazioni che noi avremmo potuto avere dentro l'ospedale che il centrosinistra ha finanziato con 130 milioni di risorse pubbliche e che, come dire, da quando governa il centrodestra è stato declassato a DEA di primo livello. Quindi tutte le aspettative, le ambizioni, le possibilità di fare del nostro ospedale qualcosa, diciamo, di più importante, di un ospedale generalista, sono ovviamente naufragate e noi continueremo la nostra battaglia nella società, perché come ha detto Barbagallo dell'Ordine dei Medici, come hanno detto anche tanti altri, diciamo, esponenti, anche di altre forze politiche, lo dico, Mellei, tanti altri, a me su questo terreno io cerco una totale unità di intenti con chi la pensa, ecco, come noi, cioè chi vuole difendere Spezia. Ecco, questa unità di intenti, non è, la politica ha le sue regole, ovviamente l'opposizione fa il suo gioco, chi amministra ne fa un altro, però a livello di città è mancato forse questo orgoglio anche tutti voi consiglieri di Spezzini. Possibile che non ci sia tra di voi l'intento di fare quadrato per una cosa che riguarda tutta la città? Ci avete provato almeno? Ha ragione, io ci ho provato, ho davvero la coscienza a posto su questo punto. Non soltanto perché io sono stata la persona che è andata fisicamente da Balduzzi, che allora era ministro, e ha portato a casa 130 milioni di risorse per la propria città, che potevano andare in qualsiasi altra provincia, perché se Renzo Guccinelli, Raffaella Paita e Enrico Vesco in quella giunta non fossero stati tenaci e non avessero battagliato perché passasse il principio che l'ospedale più mal ridotto, cioè quello della Spezia, fosse il primo a dover essere beneficiato di risorse pubbliche, probabilmente il risultato di oggi nemmeno si discuterebbe. Noi avremo ancora il Sant'Andrea Padiglioni e nessuna prospettiva per il futuro. Ma io ci ho provato veramente, ci ho provato discutendone con loro, ci ho provato presentando emendamenti insieme a Iuri Michelucci, che è anche di Sarzana, per cui teoricamente avrebbe potuto anche, diciamo, avere un atteggiamento più defilato, invece ha fatto una battaglia da classe dirigente, cioè da gruppo dirigente che ha a cuore l'interesse provinciale del nostro territorio. Il problema è che questi consiglieri regionali, con tutto rispetto, per tutti quelli, sono arrivati lì con un miracolo, cioè eletti con 100 voti, 200 voti, 300 voti, Costa nel listino, cioè voglio dire, sono persone che veramente, a fronte del fatto che la sinistra si è divisa e che ha vinto inaspettatamente un candidato, diciamo, della destra, si sono ritrovati a rappresentare una comunità senza però avere dietro un background, secondo me istituzionale, lo dico istituzionale perché quando ci sono queste battaglie non è una questione di colore politico, è una questione, cioè, di orgoglio cittadino e di serietà del come tu vai a rappresentare la tua comunità. E poi devo dire l'esempio mancato dal primo cittadino della Spezia. Insomma, quando il sindaco della Spezia per primo non conduce una battaglia dentro l'assemblea dei sindaci, anzi non ci va, che lui l'ha disertata, e a fronte, diciamo, del diktat leghista, perché Sonia Viale l'ospedale di Bordighera, cioè del suo territorio, lo difende con le unghie e con i denti, come dire, è chiaro che i dispetti li fanno al territorio spezzino. Quando un sindaco non si muove per difendere la propria città, e quando non partecipa nemmeno all'assemblea dei sindaci, e quando, diciamo, il gruppo dirigente della maggioranza di questa città si rifiuta di fare un'azione, l'unico che aveva fatto un'apertura in questa sede è stato Medusei. Devo dire la verità, ha battagliato con me un'intera trasmissione e poi, quando ce ne siamo andati, ha detto: ma non so, però questa discussione potrebbe essere ripresa. Non lo ha fatto pubblicamente, però in quella circostanza, se non altro, ho avuto la sensazione che non chiudesse completamente le porte. È un però, medico. Diciamo, evidentemente in quella giunta non ha pesato moltissimo. Raffaele, due osservazioni. Allora, innanzitutto la prima domanda che sicuramente vi faranno, vi hanno già fatto, no? Quelli della maggioranza, il centrodestra, perché non avete chiesto voi la deroga, no, al decreto Balduzzi per avere il DEA di secondo livello? Seconda osservazione, l'efficienza di un DEA di secondo livello è direttamente proporzionale al numero di casi che vengono trattati. Allora, neurochirurgia, i casi a Spezia sono stati poco più di 100, 170, 180 mi pare. Cardiochirurgia, più o meno navighiamo su quell'ordine di numeri, quindi sono numeri molto bassi. E l'efficienza a questo punto di questo servizio sarebbe messa a rischio, non pensi? Allora, facciamo un passo indietro perché è giusto chiarirle questo, nel senso che quando loro dicono dovevate farlo voi,
se noi fossimo a 2015, oggi questa discussione fosse datata 2015, questa loro osservazione potrebbe avere un senso. Ma questa discussione noi la stiamo facendo a fine 2017, quindi la stiamo facendo quando loro hanno governato 2 anni e mezzo, cioè 900 giorni. 900 giorni sono tantissimi, siamo al giro di boa, hanno fatto, no, il giro di boa del metà mandato. Noi abbiamo detto esplicitamente che avremmo fatto l'Ildea di secondo livello. Federici, sindaco della città all'epoca, chiese esplicitamente all'allora assessore Montaldo. Non c'erano però le condizioni. No, c'erano le condizioni e secondo me ci sono ancora le condizioni per poter applicare il teorema della Balduzzi in un modo intelligente, cioè con una collaborazione e, come dire, delle sperimentazioni che peraltro in tanti altri territori fanno. Ripeto, stiamo parlando di territori all'interno della regione Liguria. A Pietraligure non ci sono le condizioni geografiche e numeriche del Balduzzi, eppure, come dire, il DEA esiste, quindi evidentemente la sperimentazione, la possibilità di applicarlo in termini flessibili c'è, basta volerlo. Il problema è che noi dichiariamo di volerlo fare e ci concentriamo per realizzare un ospedale che potesse ospitarlo, perché senza quella precondizione, cioè senza l'ospedale nuovo ed efficiente, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Noi ci preoccupiamo di collegare quell'ospedale a una rete infrastrutturale adeguata e quindi non soltanto lavoriamo per l'ospedale, ma anche per l'Aurelia Bis, che viene completata durante il nostro mandato. Ora, non perché io, diciamo, voglio anche andare orgogliosa delle cose che ho fatto, ma mi pare che infrastrutturalmente questo territorio sia stato, diciamo, se non altro, seguito bene. Noi abbiamo invertito un dato di fatto, perché io credo che la destra stia alla sanità spezzina come il peggiore degli accidenti. Allora, quando governava Micossi, lo ricorderete tutti, diciamo, la teoria del privato andava per la maggiore, seppur Micossi fosse di un livello, diciamo, culturale e anche, diciamo, di preparazione politica ben superiore rispetto alla classe dirigente della destra di ora, con tutto rispetto voglio parlarne, ecco. Aveva le sue teorie, magari non le condividevo, ma insomma aveva anche qualche capacità per sostenerle. La destra all'epoca fa tutta una procedura di gara per realizzare un nuovo ospedale che viene, non ci siamo dimenticati, poi c'è stato un ricorso, Consiglio di Stato, eccetera, eccetera, quindi tutto è tornato all'anno zero. Ritorna la sinistra al governo del territorio Ligure, si rimette a lavorare sul nuovo ospedale parallelamente al comune e riusciamo, diciamo, a portare a casa quel risultato. Ora, ripeto, in questi 2 anni e mezzo loro dovevano interloquire con il governo nazionale Anche la sinistra regioni. Però cambia, voleva fare prima al Felettino, poi dopo Giorgio Pagano, sindaco, pensa d'accordo, bene di fare a Sant'Andrea. Quindi anche converrete con di... me che quando il presidente della regione è diventato Burlando e l'assessore ero io insieme a altri spezzini e il sindaco della Spezia è diventato Federici, si è scelto il Felettino e si è arrivati al Felettino, compresa, come dire, gara, progetto, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire è che questi 2 anni e mezzo dovevano servire a mettere a punto quei numeri lì, che effettivamente, diciamo, sono numeri che devono essere studiati bene, nel senso che probabilmente, io ho sempre detto, anche è più semplice lavorare sulla neurochirurgia che sulla cardiochirurgia. Lo penso onestamente, anche se, come dire, mi sembra assurdo che ci sia una struttura come Villa Azzurra privata della quale noi dobbiamo necessariamente andare, che magari non ci possa essere anche una collaborazione, diciamo, con Villa Azzurra, ma basterebbe veramente poco a pensarci. Però, ripeto, quei numeri sono oggettivi, ma potevano profondamente cambiare se noi avessimo messo a punto un progetto di collaborazione anche con la Toscana e con le regioni limitrofe, fatta davvero per cercare di evitarle le fughe. Invece, sa l'unico accordo che abbiamo fatto nei confronti di quale regione è? La Lombardia. E quell'accordo lì serve per stabilizzarle le fughe, per continuare a farcele andare in Lombardia, non per tenerli qui. Altrimenti quel dato dei 10 milioni che davo prima non si giustificherebbe. L'unico accordo che ha siglato la Regione Liguria a inizio mandato è stato nei confronti della Lombardia. E poi ci hanno inondato di Lombardi,
Sì, però, e di personale, diciamo, amministrativo lombardo. No, le fughe ci sono sempre state. Io ricordo che Gianfranco Conzi, direttore generale dell'ASL di alcuni anni fa, fu addirittura commissariato, e parlo già di 4-5 anni, fu commissariato da un medico di Chiavari proprio per le fughe, per le liste di attesa. Quindi i problemi... No, sono due cose differenti. No, per le liste di attesa. Liste d'attesa è un'altra cosa. Io sto parlando di fughe. Le liste d'attesa ci vengo. Cioè, io, allora, le fughe... Nella quantità. Sì, che sono una concausa, però. Che io ho però, visto. Sono correlate. Certo, temi, che però sono voglio correlate. Io davo dei dati. Dicevo, ho visto i dati di tanti anni. Un anno come il 2016, cioè anno di completo governo del centrodestra, per il territorio spezzino non si è mai visto. Come si combattono le fughe e quindi di conseguenza anche le liste d'attesa? Si combattono con strutture efficienti. È per questo che abbiamo voluto fare l'ospedale del Felettino e vorremmo che andasse avanti, cosa che invece ci verrò, mi pare sia fermo l'ospedale, e peraltro nessuno sa come mai è fermo, perché non si capisce bene per quale motivo è fermo. Quindi noi abbiamo trovato le risorse per realizzare una struttura dove la gente, come dire, non avesse paura ad andare, e quindi diciamo questa è la prima lotta nei confronti, diciamo, delle fughe. La seconda lotta è chiamare qui dei medici capaci, competenti, affidabili, diciamo, con un grande amore per il lavoro che fanno, e qualcosa anche in passato era stato fatto, perché insomma, voglio dire, sono venuti primari di tutto rispetto e ancora adesso certo, ci sono primari di tutto rispetto. Ora non voglio fare nomi, cognomi, ma voglio dire, Berti è un primario bravissimo, o Mazzotta è un primario bravissimo, purtroppo Artioli è un primario bravissimo, potrei andare avanti, diciamo, all'infinito. Del 7 che era qui era un primario bravissimo. E poi ce ne sono tanti altri. Il problema è mantenerli qua, perché la cosa difficile è questa: averli magari, cioè è sempre difficile. Alcuni anche averli, sono rimasti. Mantenerli qui, alcuni sono facile, rimasti, eh? Secondo me, perché sono chiedono rimasti. Attrezzature, personale, certo. che non gli viene concesso. Esatto. E la seconda, alcuni sono rimasti secondo me anche nella prospettiva di avere l'ospedale a Felettino. Purtroppo non si poteva immaginare che andasse così a rallentatore come sta andando ora, su questo poi verremo. La terza condizione sono gli accordi con le regioni limitrofe, perché vedete, io non voglio fare, diciamo, non voglio dimostrare di avere dei rimpianti, ma se fosse passato il referendum, probabilmente una omogeneità sulla sanità maggiore rispetto a quello che c'è ora noi ce l'avremmo. Invece noi viviamo in un sistema, diciamo, sanitario in cui ogni regione compete in modo a sé stante. Noi siamo una regione più vecchia d'Italia, nel paese più vecchio d'Europa. E il costo della sanità in Liguria è il costo che deve essere commisurato per persone che hanno in prevalenza più di 65 anni. Quindi costano al sistema sanitario molto di più, hanno bisogno di più esami, hanno bisogno di più screening, hanno bisogno di essere più seguiti. Se noi non siamo capaci di mettere in questo territorio qualche eccellenza che è in grado di, come dire, far travasare dal settore ricco al settore povero un po', diciamo, di risorse, il nostro sistema pubblico generale non reggerà. E secondo me è esattamente quello che sta provando a fare la Viale, cioè a far crollare definitivamente il sistema pubblico per sostituire pezzi interi di sistema pubblico col sistema privato. E infatti, come dire, basta andare a Genova, non hanno detto esplicitamente che il nuovo ospedale che verrà realizzato agli Erzelli, se mai ci sarà, sarà un ospedale con il privato prevalente. È chiaro che se tu avevi come idea il fatto che il San Martino fosse l'ospedale di riferimento per le malattie oncologiche, per diciamo anche la ricerca, e ti ritrovi un privato, diciamo, non andare a fare una specialità, ma andare, diciamo, a svolgere una funzione generalista, la struttura del sistema sanitario cambia. La sensazione che ha la Paita, poi magari si sbaglierà, e anche che ha il Partito Democratico, è che stiano demolendo il pubblico con aumento di fughe, aumento di liste d'attesa, eccetera, eccetera, per, come dire, andare a favorire un grande arrivo a prodo nella nostra regione del sistema privato, ecco, che ma, non ci sarebbe ma, niente di male se facesse delle specialità, mentre se va a sostituire in blocco il sistema pubblico, secondo me creerà una condizione di fondo, che ci sarà una sanità per i poveri e una sanità per i ricchi. Questo è il punto. Ecco, e io su questo non sono d'accordo, da donna di sinistra, lo dico esplicitamente. Ma a livello regionale cosa potete fare, cosa si può fare concretamente per una distribuzione più armoniosa, più equilibrata delle risorse? Perché
Spezia, l'ASL Spezzina, l'abbiamo detto mille volte, tutti lo sostengono, è sottodimensionata, non ha personale sufficiente, non ha posti letto. E i problemi sono questi. Certo, far funzionare le TAC, risonanza magnetica, ad esempio il sabato pomeriggio, addirittura la domenica mattina, come fanno in Toscana, significherebbe ridurre drasticamente le liste d'attesa, ma non lo si fa, manca il personale. Allora, per una distribuzione più equilibrata delle risorse, cosa può fare il PD? Cosa possono fare i consiglieri Spezzini? Come diceva Riccardo Sottani, se no è possibile che non si faccia lobbying su questo, no? Che gli Spezzini non riescano a farlo? Ripeto, fino a 2 anni e mezzo fa gli Spezzini erano accusati di essere troppo forti in quella regione. Questa è la amara realtà, lo dico, troppo forti, perché vede, quando noi abbiamo portato qui 118 milioni per realizzare il terzo lotto della variante Aurelia, ma a Savona non c'era ancora il primo lotto e a Imperia non c'era ancora il primo lotto, è chiaro che, come dire, ma noi eravamo una città che aveva una forte vocazione portuale e quell'infrastruttura serviva al nostro territorio, abbiamo fatto una battaglia. Quando è venuto qui Malacalza, e non è andato a Genova, è venuto alla Spezia, qualcuno a Genova ha storto il naso perché, come dire, quella... però noi sapevamo di poter ospitare Malacalza in un contesto, come dire, industriale di un certo tipo. Quando in questo territorio sono arrivate le ultime risorse ex articolo 20, cioè pubbliche, totalmente pubbliche del Ministero per finanziare il nuovo ospedale, e la Regione Liguria ha finanziato il progetto, l'ospedale, eccetera, eccetera, è chiaro che c'è qualcuno che avrebbe magari voluto che quelle risorse andassero da un'altra parte, ma c'era una politica, io dico, diciamo, innamorata del proprio territorio, perché io mi sento profondamente innamorata della mia realtà e credo nelle potenzialità di Spezia, sono convinta, diciamo, che questa città avrebbe potuto fare cose grandi e forse le potrà ancora fare, e quindi ho fatto una battaglia, che è una battaglia di giustizia. Perché, certo, ripeto, siccome dalle altre parti gli ospedali erano di più, erano anche messi meglio, questa volta toccava alla Spezia. Paita, quello che non sanno fare loro è fare gli interessi del proprio territorio. Lei ha citato... D'altronde non hanno voluto, diciamo, votare, no, a Spezia sì, nel senso che abbiamo l'unica realtà dove abbiamo vinto, ma insomma non hanno voluto cercare di fare la battaglia per avere un presidente della regione della Spezia, e io credo che passeranno tanti anni prima che ci ricapiti un'opportunità del genere. Non... Sì, lei su questo, su alcune cose, ovviamente il Partito Democratico si è battuto a suo tempo senz'altro, però lei prima ha citato il discorso del sindaco che non è andato alla riunione importante e ha disertato. Però anche in consiglio comunale, l'opposizione, possibile, lei è consigliere regionale, ma la città al consiglio comunale, non abbiamo assistito, in tempi passati sarebbero stati i sit-in davanti al comune, sarebbero stati i cortei, gli sindacati avrebbero chiamato alla mobilitazione, cioè perdere la possibilità di avere finalmente un ospedale, perché non ce l'abbiamo oggi, dobbiamo partire dal presupposto che Spezia non ha un ospedale, perché chiamare ospedale Sant'Andrea credo che sia veramente un azzardo. Poi, con tutto quello che sta succedendo nella sanità spezzina, che io credo che è già commissariata di fatto, perché sì, l'intervento poi, di Alisa poi... è come un commissariamento, però credo che abbiamo raggiunto proprio il massimo. Cioè non c'è stato in consiglio comunale una seduta dedicata alla sanità. È morto della gente urlando, meno male che ci sono state le testimonianze, il secolo XIX ha scritto ripetutamente di questo. Ieri ho conosciuto addirittura il papà e il figlio di questo signore che è morto tra le grida in una notte terribile all'ospedale di Sarzana, mi ha detto di quelle cose terribili. In completa solitudine. Ora, di fronte a tutto questo, non c'è stata una mobilitazione. Io penso che anche ai suoi tempi, quando era in consiglio comunale, una cosa di questo genere avrebbero chiamato, avrebbero fatto interrogazioni, avrebbero fatto di tutto. Invece assistiamo così impotenti, non si può avere. Non crede che veramente la politica è venuta meno, ha rinunciato a quello che è il suo dovere poi? Ma dunque, ci sono delle cose, delle letture corrette in quello che hai detto e delle letture, diciamo, che secondo me invece meritano una precisazione. Complessivamente è vero che questo è un momento di debolezza della politica e anche un momento di debolezza della sinistra. È chiaro di tutti, perché se la sinistra, che dovrebbe per prima cercare di difendere il tema della sanità, del sociale, anziché
passare le giornate a dividersi tra chi è un po' più filo grasso piuttosto che chi è un po' più filo pisapia, eccetera, e decidesse di fare una battaglia unitaria, non solo su questo, anche sul vento di destra fascista che sta venendo avanti anche in questo territorio, l'ipotesi che possa aprire qui Casa Pound, l'ipotesi che si possa, diciamo, tollerare che Salvini, di fronte a quello che è accaduto a Como, faccia spallucce e dica ma sì, sono delle ragazzate, no? Che una consigliera regionale dica che non possono essere realizzati dei corsi di box per i migranti, perché, diciamo, il povero Don Palai tutti i giorni cerca, diciamo, di fare di tutto per cercare di integrare questa gente, quindi c'è un vento terribile e io penso che la sinistra, lo dico, diciamo, da chi ha subito moltissimo dalle divisioni della sinistra, dovrebbe invece rimboccarsi le maniche e cercare, diciamo, di fermare tutto ciò. Quindi, se la critica è in generale, diciamo, la reazione, poi lei giustamente citava non soltanto i partiti politici, ma anche le organizzazioni sindacali, ma anche che anch'io, diciamo, vorrei vedere complessivamente tutte unite su questi obiettivi e in parte abbiamo cercato anche di coinvolgerli, quindi vedremo poi quali saranno i risultati. Però non è vero che qualcosa non sta cambiando, perché io per la prima volta a Genova ho assistito a una grande mobilitazione, c'erano anche molti esponenti di associazioni spezzine, di familiari, di associazioni di malati, diciamo, mentali, disabili, persone, diciamo, affette appunto da altri tipi di patologia che necessitano di riabilitazione. Quando dentro il piano sanitario hanno visto scritto che c'è una decurtazione delle spese in favore proprio delle strutture che ospitano queste persone, sono venute e hanno veramente detto che questa cosa era inaccettabile. Con loro c'erano le organizzazioni sindacali, c'erano, diciamo, tanti soggetti della società civile. Noi abbiamo organizzato qui un'iniziativa come Partito Democratico proprio per, come dire, evidenziare quello che stava facendo il PD in favore, diciamo, di queste persone, che sono peraltro appunto persone che hanno problemi enormi. E poi il PD ha organizzato una grande iniziativa su una sanità, anche molto partecipata, siamo stati contenti di vedere partecipare anche altre forze politiche durante questo evento. Ora, in Consiglio Comunale magari si dovranno ancora un po' rodare, però hanno fatto una commissione per chiedere al sindaco che rispondesse rispetto, diciamo, al fatto di non aver difeso il DEA di secondo livello. Hanno fatto, diciamo, quello che potevano fare. Il punto è che il PD da solo, mentre in regione, il PD ha preso il 27% in regione, è il secondo è il seconda, diciamo, la seconda forza politica, la coalizione Paita aveva il 27% e noi abbiamo 8 consiglieri regionali. 8 consiglieri regionali siamo sostanzialmente, diciamo, il primo gruppo e il primo gruppo può chiedere i consigli regionali dedicati, può fare. Qui il PD ha preso il 15% e si è frazionato i miliardi di forze, diciamo, che si sono definite a sinistra o civiche e che secondo me, diciamo, ora dovrebbero fare un atto di generosità e sui temi che riguardano il territorio, certo, insieme al PD, insieme al PD, perché l'atto di generosità lo dobbiamo fare tutti, sul tema che riguarda il territorio, non guardino alle dinamiche nazionali, non guardino al fatto se la Paita è più simpatica o antipatica rispetto, diciamo, un altro esponente, che si mettano, diciamo, a lavorare tutti insieme, perché il rischio grosso è che con questa giunta comunale unita a quella regionale, qui si continuino a fare tappeti rossi, feste, fuochi d'artificio, le luminarie migliori di questo mondo, che poi peraltro le ho viste, mi sembrano uguali a quelle degli però ci vogliono scorsi, anche quelle, diciamo, ci vogliono che anche va quelle. Benissimo, diciamo, va benissimo, purché non si perda di vista il fatto che i bisogni principali sono quelli legati alla salute, al lavoro e alla crescita, Paita, perché però, se perdiamo di vista questo, allora, con le luminarie, diciamo che non risolviamo tutti i nostri problemi. Per quanto, ripeto, io le apprezzi, le voglia, eccetera, lo dico perché i commercianti giustamente hanno anche il diritto di avere le luminarie. Però, allora, negli ultimi 3 anni il PD ha perso il capoluogo di regione, il comune di Genova, il comune di Savona, il comune di Spezia. Ma vorrà fare una seria autocritica per capire come mai scappano gli elettori, scappano addirittura gli iscritti, perché c'è un calo impressionante di iscritti. Oppure
quando affronterà questa cosa? Io ho visto l'ultimo rapporto Censis, no? Un rapporto completo che parla appunto, introduce per la prima volta la parola rancore, è il paese dei rancori, perché il cittadino italiano è pieno di rabbia, rabbia per la precarietà, per le insicurezze, le giovani generazioni che hanno un futuro irto di ostacoli, cioè il futuro è una minaccia, non più una speranza per loro. Cosa aspetta il PD veramente a interrogarsi? Perché non riesce più a intercettare il disagio sociale, non lo mette al centro delle sue politiche, non ce la fa più? Temo di doverle dare una risposta che lei considererà generica, ma poi spero anche di arrivare a dei casi specifici. Guardi, non è il PD qui, è il PD in tutta Europa, cioè sono le forze della sinistra in tutta Europa che stanno pagando un prezzo altissimo, perché la globalizzazione ha, diciamo, ulteriormente anche aumentato sacche di ricchezza, ma poi ha, come dire, aumentato anche le, come dire, divisioni e le disuguaglianze, diciamo, certo, in questa società. Sì. Mentre, diciamo, che il nostro continente, l'Europa, ha smesso di crescere, o comunque cresce, diciamo, a un tasso molto ridotto rispetto ad altri, come dire, contesti internazionali, ci sono delle realtà dove invece la crescita è stata enorme, e questo, diciamo, è un fatto, chiamiamolo, come dire, anche storico, geopolitico, non, su questo, diciamo, tipo di problema. È chiaro che si è innestata la paura di perdere dei diritti, di perdere, diciamo, dei privilegi, di perdere delle condizioni di sicurezza, ed è comprensibile, certo. Ed è comprensibile, ripeto, soprattutto in una società molto vecchia come la nostra, che ci siano queste reazioni. Il punto è che ci sono, in questo tipo di situazione, si sono innestate delle forze politiche che hanno, come dire, fatto della paura il loro più grande investimento politico. Cioè la paura deve rimanere paura per loro, perché se scompare e diventa, diciamo, come dire, certezza che tutto sommato ci si può fidare del futuro, allora viene meno il loro ruolo, viene meno, diciamo, la loro funzione. Queste forze che hanno, diciamo, ripeto, radici in tutta Europa e che hanno provocato un dato che persino il paese su cui avevamo la certezza matematica che ci sarebbe stata stabilità, cioè la Germania, oggi non è un paese stabile, sono state, diciamo, prevalenti quasi dappertutto. Il Partito Democratico, io credo, diciamo, che viva questo tipo di difficoltà, cioè la difficoltà di una forza politica che deve coniugare oggi la necessità di una crescita maggiore del paese insieme a un elemento ridistributivo delle risorse, cioè per chi ha meno riesca a avere qualcosa in più. E questo ha fatto, diciamo, secondo me il Partito Democratico è riuscito, diciamo, a fare delle cose buone a livello nazionale, perché comunque noi abbiamo preso da Berlusconi un paese che aveva il meno 1,5% di crescita e 578 di spread, e lo riconsegniamo col 2% in più di crescita e con uno spread azzerato, non soltanto il PD ma anche, diciamo, i governi che sono arrivati prima. E il problema è come si traduce. E quindi, diciamo, qualcosa di buono, diciamo, l'abbiamo fatto. Il punto è che non è sufficiente. Ecco l'autocritica, non percepisce, vede, però l'autocritica che faccio io al PD e a me stessa, quindi in primo luogo, è che questo non è sufficiente. Cioè noi abbiamo fatto delle cose, ma queste cose non sono sufficienti per invertire uno stato d'animo, per riuscire a far percepire a questo paese un po' di speranza. Ma questo cosa significa? Che dobbiamo non fare più le cose che abbiamo fatto e farne altre? Credo, diciamo, che noi sbaglieremo di grosso se uscissimo da quel selciato, da quel percorso, perché noi stiamo facendo le cose giuste anche nei confronti dell'Europa, ma non è stato giusto forse chiedere maggiore flessibilità perché al tema, diciamo, no, della crescita si accompagnasse anche un minore rigore? Non è stato giusto chiedere all'Europa che facesse la propria parte sul tema dei migranti, certo, essendo noi completamente esposti a questo tipo di problematica, ripeto, che lacerante dal punto di vista sociale, no? E che crea delle divisioni enormi. In Liguria posso fare tutte le critiche che vogliamo, noi abbiamo perso perché siamo stati divisi, abbiamo perso perché, fatemi dire, anche ci sono state delle, come dire, vicende. È chiaro che se tu mandi a un, come dire, se un candidato viene indagato, come sono stata io in quella fase, con poco
tempo, diciamo, dalle elezioni su una cosa così lacerante come la vicenda di un'alluvione, eccetera. Io poi sono stata assolta, ma tutta quella vicenda è stata nel bel mezzo di una campagna elettorale. Non ho mai fatto una riga di polemica, non mi interessano le polemiche. Si sente risarcita dal fatto che nel libro Renzi la cita come, proprio come esempio di vittima dei processi mediatici? Sono contenta del fatto che si sia ricordato che ho sofferto molto, ma d'altronde non poteva che essere così, perché io ricordo il giorno in cui sono stata assolta e sono venuta qui da voi a fare un'intervista sulla mia assoluzione, ed è stata una delle prime telefonate che ho ricevuto, quella di Matteo Renzi, e come dire, evidentemente ha voluto ricordarsene anche, diciamo, nell'ambito del libro, ma è una vicenda, lo sapete, insomma, ne parlo anche sempre molto malvolentieri, perché è stata veramente frutto di una sofferenza enorme per me e per la mia famiglia. Sono contenta di essere stata assolta. Ho fatto bene avere fiducia nella giustizia, perché la giustizia, come dire, alla fine riesce, diciamo, a scovare la verità, però non c'è dubbio che quella vicenda abbia condizionato, no? Allora, bisognerebbe, come dire, ripetere da capo il film e vedere se noi non ci fossimo divisi e se noi non avessimo avuto questo incidente di percorso sul candidato, poi finito, ripeto, con una soluzione, che cosa ne sarebbe stata della nostra vicenda in Liguria? Io penso che ce la saremmo giocati, infatti siamo arrivati secondi, però, e abbiamo, come dire, comunque combattuto bene, alla Spezia abbiamo addirittura vinto. Detto questo, non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Il PD vive un momento di grave sofferenza anche nella nostra città e penso, diciamo, che non si possa, diciamo, far finta di niente. Noi abbiamo pensato di rimetterci in moto andando nei quartieri, dialogando con le persone, cercando di difendere chi ha più bisogno di essere difeso, in questo caso appunto ho parlato della sanità, e piano piano cerchiamo di risalire una china, anche raccontando quello che sta succedendo dall'altra parte, cioè una destra che dopo 900 giorni di governo, a fronte del 2% in più di crescita del governo nazionale, in Liguria ha fatto dati negativi, ci sono più disoccupati, questi disoccupati sono 99 su 100 o donne o giovani, e ha aumentato le differenze sociali, quindi insomma, ripeto, ci sono tante ragioni per poter condurre un'opposizione leale, ma al tempo stesso anche capace di proporre un'alternativa, ecco, lei, a questo territorio. Lei ha fatto l'analisi appunto del partito, però una cosa che dicono gli iscritti, dicono il popolino, manca nel partito quello che c'era una volta, quelle sentinelle che avevate nei quartieri, ora lei dice dobbiamo andare nei quartieri, una volta c'eravate. Sapevate già in anticipo quali erano i bisogni della gente, cos'era, percepivate già. Non presidiate più il territorio. Ora queste sentinelle le avete perse. Tra pochi mesi si voterà a Sarzana. Renzo diceva prima: avete perso la regione, avete perso Savona, avete perso la Spezia. Non è che perdete anche Sarzana, sarebbe un colpo durissimo quello lì. A Sarzana c'è un'amministrazione che ha fatto delle cose molto buone. Il Laurina non c'era e ora si realizzerà, gli impavidi erano chiusi e ora sono stati riaperti, ci sono stati interventi sul piano del dissesto, su cui ho anche lavorato io, insomma, e che sono andati a buon fine, la piscina rischiava appunto di non aprire più e avrà, diciamo, il suo percorso di ristrutturazione, Marinella sembrava senza speranza e oggi invece si aprono, diciamo, degli spirali di speranza. Penso, diciamo, che i risultati obiettivamente siano risultati che possano essere spesi. Però io non faccio previsioni, so benissimo che a Sarzana ci sono delle divisioni dal punto di vista politico che potrebbero riprodurre. L'ultimo segretario che ha dato le dimissioni. Penso che a Sarzana, anche per ragioni, diciamo, fatemi dire, di cultura, di democratica, istituzionali, antifascista, penso, diciamo, che la battaglia della sinistra sia ancora totalmente in campo. Ma lo dicevano anche della Liguria a livello nazionale. Ma la Liguria è un'analisi, secondo me, completamente sbagliata, perché vede, in Liguria non c'è mai stato un unico partito che governava, in Liguria c'è sempre stata l'alternanza, non il contrario. In Liguria prima c'era Biasotti, poi ha vinto Burlando, prima ancora c'era Mori,
prima ancora c'erano le giunte, diciamo, di sinistra, prima ancora c'erano, diciamo, invece le giunte coi socialisti. Cioè, descrivere la Liguria come un territorio che è sempre stato a sinistra è un artificio completamente sbagliato e che non è, diciamo, è confutabile con la storia. Mentre Sarzana, diciamo che, come dire, dalla liberazione in avanti, è un territorio che ha dato, diciamo, a quel tipo di cultura, eccetera, eccetera, un patrimonio enorme che mi auguro non venga sperperato. Io previsioni non ne faccio, dico che ci sono buone ragioni per poter combattere, soprattutto partendo dai risultati positivi della amministrazione e del sindaco uscente. C'è un segretario che dà le dimissioni perché è incapace, proprio lo ammette candidamente, di far dialogare le due parti contrapposte, no? Ed esprimere una politica unitaria. Non ci riesce, no? E dare dimissioni per questo. La gente, ecco, l'elettore, decide, cosa percepisce? Percepisce che sono due gruppi di potere, no? Che sono finalizzati, no? E fanno la guerra tra di loro soltanto per acquisire o per mantenere il potere. Non ci sono visioni di città diverse, progetti politici diversi. Non so quali, non siano, ci divide quali su sarebbero questo. I due gruppi di potere a Sarzana. Sicuramente lo sa più lei di me. No, io non credo che invece lei. Io penso che lei. Vasoli per quello, ma l'ha dichiarato, l'ha dichiarato queste cose. Quindi alla vigilia delle elezioni, ecco, c'è un segretario che dà le dimissioni per questo. Allora, Vasoli, questa è la fotografia verso quale va tutta la mia, diciamo, simpatia anche, diciamo, umana, nel senso che è una persona che veramente alla quale voglio bene, e quindi, diciamo, io lo voglio anche ringraziare per il lavoro che ha fatto, perché lo ha fatto anche in momenti difficili della sua vita, sempre con il massimo, diciamo, della credo che abbia vissuto, introiettato un momento di particolare stanchezza, magari anche dovuto a un po' di tensioni, però, diciamo, alla fine lui, secondo me, ha preferito che questa tipo di fase fosse, diciamo, governato da una responsabilizzazione del partito maggiore. E infatti quello che mi fa ben sperare, diciamo, mi dispiace che lui si sia dimesso, però quello che mi fa ben sperare è che un minuto dopo, diciamo, le sue dimissioni, il partito ha preso coscienza e tutte le anime del partito, anche quelle che non la pensano come la Paita, faccio un esempio, Paolo Bufano, siamo divisi da tanti punti di vista nazionali, e premesso che la stima invece, come dire, personale è assoluta nei suoi confronti, ma anche lui ha dato una mano a costruire, diciamo, un assetto unitario. Mi pare, diciamo, che abbiano scelto Iuri Michelucci come, diciamo, coordinatore del gruppo unitario. Ripeto, il partito ne è uscito unito, non è uscito diviso. E ripeto, questo non significa che non ci siano problemi, significa però che ci sono gli anticorpi per poterli, diciamo, certo, anche risolvere quei problemi. Sono fiduciosa anche dell'esito politico che ha avuto quella vicenda. Io, ripeto, magari avrei preferito vedere Vasoli ancora alla guida del partito sarzanese, perché lo stimo, ma quando lui ha scelto di farsi da parte non ha né, diciamo, inficiato né provato nemmeno un secondo a lavorare contro un'ipotesi unitaria. Il partito ha dato un colpo di reni e ha cercato di trovare una soluzione. Siamo quasi fuori tempo. Sembra, diciamo, che, ripeto, ci sono motivi per preoccuparsi, ma ce ne sono anche altri per stare, siamo quasi, diciamo, fuori tempo. Per essere se, un po' più se le risposte sono secche, riusciamo ancora a fare due domandine, proprio chiedendo qualche minuto alla regia. Proverò. Rapide cosa risposte. Cosa non farebbe più se si dovesse ricandidare alla presidenza della regione? Che errori ha fatto, secondo lei? Cosa riconosce? Ne ho fatti tantissimi, perché gli errori si fanno ed è anche giusto riconoscerli. E io avrei voluto ritirarmi dopo l'avviso di garanzia che avevo ricevuto e non ho potuto, perché eravamo troppo a ridosso, diciamo, delle elezioni e sarebbe stato un problema, diciamo. Ecco, probabilmente io chiederei con più nettezza di poter risolvere la mia questione, come dire, giudiziaria, come poi ho risolto, a testa alta, però senza, diciamo, che il mio partito fosse coinvolto, diciamo, in questo tema. Perché la mia cultura politica, prima viene, diciamo, il partito, prima viene la sinistra, prima viene, diciamo, la coalizione e poi viene la persona. Ma in quel momento non mi è stato possibile. Avrei dovuto probabilmente con più determinazione impormi in quei giorni, ma, come dire, è stato davvero una scelta difficile. Però ecco, questo l'ho detto anche in un'altra occasione, se
come dire, tornasse indietro la scelta del ritirarmi, è chiaro, la farei. È vero che Renzi, quando è venuto nel suo viaggio a Lampo in Liguria, le ha promesso una candidatura? Assolutamente no, io sono stata intervistata al secolo XIX il giorno dopo e mi hanno chiesto: avete parlato delle candidature? E io ho risposto: no, abbiamo parlato tutto il giorno di problemi territoriali e li ho elencati. Il tema della cultura, c'erano tante associazioni culturali durante il viaggio del treno, poi sono saliti i lavoratori delle società concessionarie che con il nuovo codice degli appalti rischiano, diciamo, il posto di lavoro, e quindi c'è stata tutta una riunione con loro per cercare. Poi abbiamo visitato il cantiere del Bisagno, che è il mio grande orgoglio, perché come dire, io in realtà sarò poi l'assessore che ha lasciato a Genova, paradossalmente, i progetti e i finanziamenti grazie al governo nazionale per mettere in sicurezza il fiume, diciamo, più rischioso d'Italia e che ha prodotto tante, tante vittime. Quindi, insomma, abbiamo visitato quel cantiere ed è stato bello andarci assieme, soprattutto dopo quello che era accaduto ed era anche accaduto a me. E poi, insomma, siamo arrivati fino a Sanremo, abbiamo parlato dei furbetti del cartellino, delle politiche del... Niente candidature. Sanremo, okay. Di candidature non ne abbiamo nemmeno accennato. Infatti il giornale, come dire, diceva che queste erano voci che erano state riportate. Si sa che le voci ci sono sempre, però io quando di solito le dico le cose... Chiudiamo, no? Paita, con una battuta. Riceve un invito a cena da Gianpedrone e da Forcieri, stessa ora, stesso giorno. Deve scegliere uno dei due. Da chi va? Da Gianpedrone o da Forcieri? Ma non, intanto penso che nessuno dei due in questo momento, diciamo, farebbe proprio a gara per invitarmi a cena. Nel caso, diciamo, di Gianpedrone non abbiamo nulla, diciamo, a che spartire, nel senso che ha una cultura profondamente diversa dalla mia, una visione del potere completamente differente dalla mia. Non, vabbè, è una persona, diciamo, che è una non cena, è, sarebbe proprio impossibile, ecco, che, ho capito, che cenassimo. Con Forcieri, insomma, è una militanza insieme, ti vorresti, una magari, ma cenereste insieme. Che ha avuto, diciamo, tante momenti nei quali, diciamo, abbiamo condiviso dei percorsi dentro il Partito Democratico, una militanza insieme, quindi non avrei nulla, diciamo, in contrario a mangiarci un panino, ecco, però in questo momento, diciamo, sono a dieta, per cui... Perfetto, un panino con Forcieri, benissimo. Ringraziamo Raffaella Paita, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, stesso giorno e stessa ora, la settimana prossima, grazie. Grazie a voi.